2, 3. Alto, magro e poco bello, tutto il giorno sul carrello. Era in giro col mulento e il cassone ci cambiava. È sempre stato un po' magretto, ma quando lui non c'era, un po' ci mancava. Sotto aveva la calza maglia e di andare in pensione tanta la voglia. Il mangiare in magazzino si portava e noi il cassone non cambiava. Alto, magro, poco bello, tutto il giorno sul granello. Con la casa da comprare, dentro e fuori, anche a sabbiare. Prima della sua pensione anche un po' di operazione. Al giovedì con la schedina lo aspettavamo più di prima. A tutti quanti una parola, ma aspettarlo era il nascere. Alto e magro e poco bello, tutto il giorno sul carrello. Con la gru nel piazzale lo vedevi anche sudare. Noi di lui non ci scordiamo, anche perché noi il cassone spostiamo. C'è chi ha chiamato secondo, ma per noi è il duettista più simpatico del mondo. Alto! Ci ritroviamo ora raccontandoci degli sguardi un po' nelle nostre storie.
Certo, lascerà in noi quel sentimento di genuinità e bontà. Mancherà a noi tutti la tua solare disponibilità. Ecco, io a questo punto mi dissocio perché ho detto di non buttare Vale. Anch'io mi dissocio. Almeno me Vale. Perché no, l'abbiamo preso in giro dicendo che è un finocchio. Non è finita. Adesso è finalmente in pensione. Inizia la seconda gioventù, goditela. Ora che sei in pensione, sarai sommerso da dubbi. Ad esempio, cosa guardare in TV, cosa mangiare a pranzo, a cena, eccetera. Ma non ti preoccupare, supererai anche questo. Congratulazioni per il traguardo raggiunto. Tanti affettuosissimi auguri da noi tutti. Grazie. Successo anche il